Oggi riassumiamo un pochettino tutto quello che abbiamo detto nel corso delle lezioni e delle esercitazioni sugli assi degli alberi. Gli assi in genere sono semplicemente quelli che girano per effetto del moto e servono fondamentalmente da collegamento. Gli assi sono per esempio una barra cilindrica tra due ruote che gira per il fatto che la ruota magari l'asse è agganciato al veicolo, il veicolo cammina, quello gira e fa girare le ruote. Quindi quello è l'asse. L'albero invece, in genere, queste sono definizioni generiche per farvi capire, l'albero invece è quello che può trasmettere moto, che è collegato con ruote dentate e quindi trasmette corrente torcente. Va bene? Ovviamente parlerò sempre di alberi, dimensioniamo sempre gli alberi perché sono quelli un pochino più complicati, che hanno variazioni di forma, hanno forze che agiscono sull'albero e via discorrendo. Qui c'è un piccolo esempio, che vedete, di un riduttore di velocità. C'è un motore con una piccola pulegge che attraverso una cinghia trasmette la rotazione a una cinghia più grande, potrebbe essere quello che succede in una autovettura, per esempio, ovviamente schematizzato. Attraverso quest'albero si trasmette la rotazione della pulegge, viene trasmessa una ruota dentata che è calitata su questo albero. Quest'albero ovviamente è poggiato con dei cuscinetti all'interno di una scatola, che è la scatola del riduttore di velocità. Questa ruota dentata trasmette a sua volta la rotazione a quest'altra ruota dentata più grande, che è invece calitata su quest'altro albero. Quest'altro albero poi è collegato all'utilizzatore attraverso questo tipo di giunta, un giunta a forma, non l'abbiamo visto questo tipo di forma, l'abbiamo soltanto accennato in lì, ma è comunque un giunto che magari può essere anche eventualmente imbulonato o no, che fa sì che la rotazione di questo albero venga trasmessa a quest'altro albero e quindi venga trasmessa poi alla ruota, all'utilizzatore in genere. Va bene? Per cui diventano gli alberi, che vedete qui, questi due alberi, sono elementi fondamentali per la trasmissione del moto dei veicoli così come li conosciamo. E quindi è la parte, diciamo, fondamentale che deve essere dimensionata, sulla quale poi, vedete, vengono calettati i vari organi, la pulegge, le ruote dentate, i cuscinetti di tenuta e via discorrendo. Noi abbiamo già visto vari argomenti su questo, abbiamo fatto degli esercizi di dimensionamento degli alberi, che in sostanza è una trave a sezione variabile con forma circolare generalmente, quindi questo abbiamo visto noi. Qui scenderemo un pochino più in dettaglio, ma fondamentalmente stiamo ripetendo cose già viste nelle lezioni precedenti. Per dimensionare un albero bisogna tener conto di una serie di cose. In rosso sono questioni che noi non abbiamo trattato, ve le ho riportate per correttezza. In particolare questa, la tenacità a frattura, lo vedrete nel corso di costruzione di macchine nel primo anno della specialistica. Lo riporto perché è uno dei parametri fondamentali comunque della progettazione. Diciamo, quindi, quando io vado a dimensionare un albero, devo avere un'idea di questi parametri, cioè innanzitutto devo avere un'idea del materiale. Sul materiale devo conoscere il carico di rottura, il carico di fatica, informazioni quali per esempio la sensibilità all'intaglio, la tenacità a frattura e via discorrendo. Sul discorso ambiente devo sapere in quale ambiente opero, perché questo voi sapete che quando vado ad affrontare la fatica mi impone dei coefficienti correttivi, per cui devo sapere se lavoro in temperatura, per cui un conto è lavorare a 25 gradi, un conto è l'albero che lavora a 600 gradi. Un conto è l'albero che lavora in aria, un conto è l'albero che lavora in acqua marina. Quindi io devo tener conto di queste cose perché poi mi servono come parametro per le correzioni, in particolare quando vado a fare la verifica a fatica del componente. Altra questione riguarda i carichi, se sono stazionari, se sono rotanti e via discorrendo. In più io devo tener conto dell'eventuale interfaccia che io vado a mettere sugli alberi. Forzamenti, le linguette, i cuscinetti, il profilo scanalato e via discorrendo, tutto quello che abbiamo visto finora. Altra questione che voi avete visto al disegno sono il discorso delle tolleranze, devo tener conto sia delle tolleranze di lavorazione dell'albero,
e sia le tolleranze con le dimensioni di quello che sta intorno all'albero. Nell'esempio di prima, una parte dell'albero stava infilata in una scatola. Devo tener conto delle dimensioni di quella scatola, in qualche modo. Poi la rigidezza. Rigidezza è legata al fatto che quest'albero non deve flettere. Perché se flette troppo, le masse che sono calettate sull'albero non ruotano più rispetto al centro, ma diventano come se ci fosse un'eccentricità, come se fosse una massa, come se fosse un volano, per intenderci, che ha una massa da un lato un po' più alta, per cui tende a far ruotare l'albero in maniera errata, e questo provoca rumorosità o addirittura potrebbe provocare rotture, mal funzionamento. In più devo tener conto delle procedure di assemblaggio del sistema che sto dimensionando. Quindi questi sono tutti parametri che io, quando vado a progettare l'albero, a dimensionare l'albero, devo tener conto. Farò un dimensionamento dell'albero di primo tentativo, trovando un diametro minimo di primo tentativo, e poi sulla base di questi parametri andrò eventualmente a fare diametri maggiori lì dove serve. Se so che devo fare una cava di linguetta particolare, magari in quella zona, al diametro minimo che io avevo trovato, lo faccio più grande, se devo progettare. Un esempio, ancora, vi ripeto in parte l'esempio precedente, quello che succede ad esempio in una scatola del cambio, vedete, c'è, questo era l'albero che entrava dentro con la ruota d'entrata, poggiato con due cuscinetti sulla parete di questa scatola, in qualche modo. Uno dei due cuscinetti, ovviamente, ad esempio questo, regge anche la spinta, le eventuali spinte assiali. Vado sempre a cercare la trave isostatica io nei miei collegamenti. Questa è la ruota d'entrata che trasmette il moto a quest'altro albero, anch'esso poggiato con due cuscinetti, la ruota, e poi qui fuori ci sarà un utilizzatore, un accoppiamento. Nella realtà, quando si va a dimensionare, l'albero ha una forma di questo tipo, in cui vedete ci sono molte variazioni di sezione, battute per i cuscinetti, cave per le linguette, via discorrendo, per cui poi la rappresentazione finale che io vado a fare dell'albero è di questo tipo. Non so se il disegno avete fatto qualcosa, almeno come rappresentazione, soprattutto con le indicazioni delle tolleranze, per esempio, o di lavorazione, o per esempio delle degli eventuali fori e quant'altro. Ovviamente, dal punto di vista nostro di progettazione, cos'è che ci interessa? Individuare qual è fra queste la possibile sezione critica. Io, per arrivare qua prima, farò un disegno di primo tentativo di massima molto più semplice, in cui vado a discutere qual è il diametro minimo, e sulla base del diametro minimo che ho trovato andrò poi a costruire il disegno per la volta finale. Noi in realtà vedremo come si va a fare questa verifica sul diametro. Ad esempio, se io dovessi verificare quest'albero, a me basta vedere quali componenti sono presenti sull'albero, che tipo di forze questi componenti trasmettono all'albero, individuo la sezione critica e verifico il diametro della sezione critica. Se l'albero regge lì, reggerà da qualunque altra parte. Chiaro? E le forze all'albero da dove arrivano? Arrivano da tutta una serie di possibili, non sono tutte quelle che ci sono, queste sono alcune. Per cui io posso avere forze che derivano da ruote dentate, forze che derivano da catene di trasmissione, forze che derivano da cinghie di trasmissione, queste sono grosso modo identiche. Cambia il supporto che genera la forza. Oppure, per esempio, vedete, posso avere delle particolari ruote dentate che sono quelle coniche, vedete qui si vede meglio, in cui le forze che io trasmetto all'albero addirittura non sono più su due piani, ma sono addirittura su tre piani, o meglio, su due piani sono componenti. Quindi devo prestare attenzione a qual è l'elemento che mi trasmette la forza, oppure per esempio la forza può essere generata da un volano, cioè da una differente distribuzione di massa, quella è una ruota che è più piccola da un lato, più grossa dall'altro, non è perfettamente in asse centrata sull'albero, per cui quando si ha rotazione, voi sapete, il volano accumula energia
durante una parte di giro per restituirla poi quando ricade. E quindi anche quello trasmette forze. Devo capire quali sono le forze che premono sull'albero e quindi tener conto di queste quando faccio l'analisi delle sollecitazioni esterne. Riassumo cose che abbiamo già detto. Dove trovate cose nuove, fermatemi, lo ripetiamo con più attenzione. Ad esempio, sulle ruote dentate, voi questo l'avete disegnato in qualche modo. Sapete bene che per le ruote a denti regolari, diciamo, non sto guardando questi ancora, sto guardando quelli normali, ruote cilindriche, avete la forza che agisce con un certo angolo di pressione φ, in genere 20 gradi, giusto, se l'avete visto. Questo angolo di 20 gradi dà due forze, una in questa direzione e una in questa direzione. Se io ho queste due forze, questo serve per generare la coppia torcente per trasmettere il moto. Ovviamente queste due forze sull'asse dell'albero che sta qui, perché questo è l'albero, trasmette due forze, una verticale e una orizzontale. Quindi questo significa che quello mi darà luogo a due momenti flettenti, uno su un piano e uno su un qui la questione, vedete, è più complicata, perché se le ruote sono elicoidali con angoli d'attacco diversi di 30 gradi, c'ho sempre magari due piani, però di componenti, vedete, ce n'è una così, poi qui ce n'è una in questo senso, è un po' più complicato. Noi negli esercizi di questa parte qui, in cui ci sono più forze, non lo vedremo, ci fermeremo a questa per il momento. Sappiate però che io quando progetto devo tener conto della presenza di queste forze e quindi quando faccio i conseguenti diagrammi dei momenti devo tener conto su quali piani agiscono quelle forze per disegnare gli opportuni diagrammi dei momenti. Il caso più comune è questo, e noi questo vedremo. Tenete presente che questo tipo genera anche delle forze assiali. Per cui quando andate a scegliere i cuscinetti dovete ricordarvi che ci vuole un cuscinetto reggispinta, un cuscinetto assiale da qualche parte che regga le spinte assiali provenienti da questo tipo di soluzione. Altro esempio di trasmissione di forze è rappresentato dalle trasmissioni a catena. Come avviene la trasmissione a catena? Ovviamente c'è una parte che è in tensione, è una parte che tira e una parte che viene tirata nel giro. Per cui questo significa che in funzione di quest'angolo, questo vale anche per le cinghie, lo faccio un gruppo, in funzione di quest'angolo avrò questa forza che può essere scomposta anch'essa, vedete, in due componenti in funzione dell'angolo. Questo significa che avrò due componenti agenti sull'albero, una su un piano, una sull'altro, per cui due diagrammi del momento flettente. Quindi è una cosa comune questa dei due diagrammi. Se queste due pulegge fossero della stessa dimensione, per cui posso ipotizzare che la trasmissione avviene a 180 gradi, c'è una sola forza su un solo piano, l'abbiamo visto nell'esercizio ieri. Sulla cinghia abbiamo le stesse cose. Tenete presente poi, per esempio, che in questo caso la forza che si trasmette è in realtà la somma delle due forze. E generalmente per avere rotazione, vedete, una delle due forze deve essere maggiore dell'altra, se no non girano. Chiaro? Noi negli esempi abbiamo assunto sempre che una forza è il doppio dell'altra. Potrebbe non essere così, ma sicuramente una delle due forze è più maggiore. Per cui, se riassumiamo il discorso fatto, quello che l'albero vede, generalmente, lasciamo perdere per il momento questo, poi il punto giallo, poi ne parliamo, ma quello che l'albero vede, in generale, è una forza in una direzione, una forza nella direzione a 90 gradi e un momento torcente. Questo generalmente è applicato all'albero. Ovviamente vi cambiano le formule a seconda di qual è il punto della sezione critica. Se la sezione critica è questa, che cosa vedo io su questo punto? Sicuramente il momento torcente,
di queste due flessioni, questa mi dà una sigma, che è massima, giusto? Questa mi dà zero come contributo sulla sigma. Viceversa quest'altro punto qua, in questi punti generici io però ho tutte e due le flessioni, quindi devo fare le composizioni del momento flettente come abbiamo fatto, e cioè che il momento è la radice quadrata della somma dei moduli dei due momenti. Lo vedremo adesso. Per cui quando vado a dimensionare l'albero, questa è la situazione più comune. Ci potrebbe essere anche una forza assiale di cui tener conto. La forza assiale dove si somma? Dal punto di vista di sforzi, di tensione interna all'albero, dove la vedo la forza assiale? Si somma alla sigma che deriva dal momento flettente, quindi tenete conto di questa cosa. Allora, vediamo gli sforzi di flessione. Io sto considerando il generico punto. Questo generico punto sta a un angolo teta da quest'asse. Ho due momenti, i momenti agenti sui due piani. Sulle formule che vedete qui io di solito uso di mezzi, cioè la metà del diametro. Qui vedete R, il raggio direttamente. Se mettete al posto di R di mezzi, vi ritrovate con le formule che abbiamo scritto noi negli appunti precedenti. Le avete già queste formule sugli appunti, sto ripetendo solo cose già dette. Organizzate in maniera tale da essere simili a certe normative. Quindi il momento di inerzia della sezione è uguale, quindi o per un momento, o per M2 o per M3, il momento di inerzia è sempre quello, 32, o meglio, pi greco di quarti 64esimi, giusto? Quindi il momento di inerzia, questo e questo sono uguali, è sempre lo stesso. Poi io dovrei considerare che cosa? A seconda di dove è il punto che sto considerando, devo considerare in questa espressione, vedete, considerato, se considero il momento generato da questa forza, ricordate la figura precedente, se io considero il momento generato da questa forza, il braccio diventa questo. Se considero il momento generato da questa forza, il braccio diventa questo. Quindi la distanza non è più R. Quando io scrivevo la formula, aspetta un attimo, ricordando il momento massimo dove si ha, di solito noi eravamo da scrivere sigma uguale a 32, momento flettente, più greco z al cubo. Questo derivava dall'espressione, perché da questa espressione il momento di inerzia era pi greco di alla quarta 64esimi. E mettendomi sulla superficie esterna del cerchio, il raggio era di mezzi. Quindi quando scrivevo questa, derivava dal fatto che io avevo 64 pi greco di alla quarta per il momento per di mezzi. Da questa deriva questa qui, giusto? Qui, poiché le quote sono diverse, devo mettere a seconda del momento che sto considerando C2 o C3. Ma C2 o C3 li posso esprimere in funzione di R utilizzando il seno e il coseno di teta. Non scrivete, tanto all'ultimo troverete la formula che avete già scritto. Per cui in realtà, e questo lo potevate vedere già dalla figura, l'angolo teta viene fuori da questa espressione, dai rapporti tra i momenti, facendo tutti i passaggi, il punto finale che noi abbiamo già scritto e che mi interessa è questo, cioè il modulo del momento totale che devo considerare è la radice quadrata dalla somma dei quadrati dei momenti.
lasciate perdere per il momento quello degli angoli, poi lo vediamo dopo. Volete scrivere? Vedo che qualcuno scrive. Ripeto, dal punto di vista pratico, voi quello che userete sarà questa. L'abbiamo fatto già con gli esercizi. Se ragionate quindi in termini di sforzi di pressione dovuti a carichi stazionari, la formula finale che vi verrà fuori è sempre questa, dove però al posto di m dovete mettere la radice di m2 quadro più m3 quadro. Questa qui è quella. Vi disegni a seconda del punto dove vi state trovando, se siete in una zona di compressione, di flessione. Se siete in una zona di compressione ci sarà il meno davanti, se siete nella triple tesi ci sarà il più davanti. Chiaro? E quello dipende da come avete messo le forze. Ma la formula è questa, sempre questa state utilizzando. Dovete, tutte quelle cose scritte lì vi dicono semplicemente che al posto di questa m ci dovete mettere la radice della somma dei quadrati dei due momenti. Chiaro? Se voglio vedere come va il momento totale su questo punto quando questo ruota, lo sappiamo già perché ne abbiamo parlato più volte, ha una forma di tipo alternosimmetrica. Parte da zero, arriva al massimo e via discorrendo. Dove il massimo è col segno positivo, sempre quella formula la col segno positivo, e il minimo è quello col segno negativo. Questa è 32, questo qui diventa pi greco di 64esimi, questo è di 4 e di mezzi, per cui questo è 32, questa radice diviso pi greco di al cubo, è quella formula. Chiaro? Col segno più cioè il massimo positivo, col segno meno cioè il massimo negativo. Il rapporto R è meno 1, ciclo termosimmetrico. Questo è quello che generalmente vede l'albero. Il momento torcente lo conoscete già perché lo abbiamo visto. Il momento torcente che vede il punto giallo nella sua rotazione è sempre questo. Tau uguale a 16 momento torcente diviso pi greco di al cubo. E del costante in funzione del tempo, cioè quel punto giallo gira ma sempre lo stesso momento vede, quindi è costante, per cui abbiamo sempre la situazione di un momento flettente alternosimmetrico e di un momento torcente costante. Io al momento sto trascurando i carichi assiali, poi vediamo che succede col carico assiale. Quindi, volendo riassumere quello che abbiamo detto, riuscite a vedere in fondo? O è troppo piccolo? Allora, il momento è la somma dei quadrati dei momenti. C, D, R, vedete come volete, di mezzi. Io preferisco usare sempre di mezzi perché mi torna con il diametro dell'albero. Il momento di inerzia della sezione circolare, la pressione, lo sapete. Il momento polare, lo sapete. Una formula che già conoscete benissimo. Per la flessione dovete utilizzare sempre questa, quindi fondamentalmente dovete utilizzare sempre questa, dove m è quella radice, qui l'ho espresso in coordinate generiche. Per la torsione l'espressione è questa, e quindi la tau di xy che deriva dalla torsione è questa qui. L'abbiamo scritta tante volte, l'abbiamo scritta anche negli esercizi. E qui queste sono le formule che si usano nel dimensionamento statico. In quello a fattura ci aggiungeremo la curva di Goodman o analoghe. Lo vediamo tra poco. Sto trascurando al momento i carichi assiali, perché i carichi assiali andrebbero sommati qui. Lo vedremo dopo. Allora, adesso cominciamo un po' a raggruppare queste informazioni.
Se io uso le coordinate principali e applico la formula che conoscete bene per quella sigma x e per quella tau xy trovata, cioè uso questa espressione dove al posto di sigma x e tau di xy ci lascio le espressioni scritte con i momenti, lascio queste, va bene? Sto lasciando queste due espressioni con i momenti. Facendo i passaggi scritto nelle tensioni principali, sigma 1, posso lavorare, quello che dico vale sia con le tensioni principali sia in xy, posso lavorare in entrambi i modi. Fate come trovate più semplice quando risolvete gli esercizi. Sigma 1 e sigma 2 posso scriverli in questo modo. Cioè, invece di esplicitarli in sigma x e tau di xy, invece di metterci qua dentro sigma x e tau di xy, li lascio con i momenti. Momento flettente e momento torcente. Questa qui è von Mises per gli scorsi principali. Questo qua vi ricordo è il carico di sdeltamento del materiale e questo è l'eventuale coefficiente di sicurezza. Ovviamente è scritto per il caso bidimensionale, perché ho supposto che uno degli sforzi principali è nullo. Anche perché sto trattando casi bidimensionali. Se così faccio, poi ci prendiamo due secondi, questa l'avevo già scritta prima. Queste qui, sigma 1 e sigma 2, li metto dentro con Mises, li metto qui dentro, al posto di sigma 1 e sigma 2 ci metto i valori che vengono fuori da qui, la prima consegno più, la seconda consegno meno, e ottengo questa espressione. Guardate, questa è quella, sigma equivalente, è la stessa come se io scrivessi, perché l'ho scritta tante volte, se io scrivo sigma equivalente uguale alla radice di sigma x al quadrato più 3 tau di xy al quadrato, questa deve essere minore o uguale alla sigma di sdeltamento diviso il coefficiente di sicurezza. Noi l'abbiamo scritta così, è la stessa cosa. Se io qui dentro ci metto 32 momento flettente pi greco t al cubo al quadrato più 3 16 momento torcente pi greco di al cubo al quadrato sotto radice, questa deve essere minore o uguale di sigma di sdeltamento diviso n. Ho trovato la stessa espressione. Lì l'ho scritta con gli sforzi principali, qui l'ho scritta in x e y. Chiaro? Ho scritto la stessa, sono le stesse cose, eh? Ho scritto la stessa identica cosa. Se così faccio e uso questa espressione, prego. La radice, cioè 1 diviso 3. È radice cubica. Lì è perché ho anticipato le cose, la radice quadrata. Viene la radice cubica, anche se c'è un piccolo errore qui nella formula. Scusate, qui c'è un piccolo errore, ha ragione il vostro collega. È in realtà una radice quadrata. Diventa radice cubica dopo, quando la risolvo rispetto a D. Ho anticipato il passaggio. Va bene? Ha ragione il vostro collega, questa è radice quadrata. Va bene? Grazie. Quello che volevo anticipare era questo. Qui, anche qui, questa è radice quadrata. Ok? Qui c'è un piccolo errore. Questa è radice quadrata. Questa invece è giusta, è radice cubica, perché è risolta rispetto a D. In genere, sulle normative, trovate come diametro minimo questo tipo di espressione, in cui il coefficiente di sicurezza è messo qui dentro. Questo è il carico di sdeltamento, non è altro che prendo questa espressione, dove qui c'è un mezzo, ripeto, qui c'è un mezzo, c'è un errore su uno slide, qui c'è un mezzo, prendo questa espressione e la risolvo rispetto a D e quindi viene questa espressione. Se io ci metto anche il carico assiale avrò un termine in più nella sigma x che è questo,
che è la forza diviso l'area, dove P rappresenta il mio carico assiale, che è la forza diviso l'area, e quindi l'espressione viene un pochino più complessa. Questo mi dà il diametro minimo di primo tentativo a carico statico. Va bene? Significa risolvere questa rispetto a D, l'abbiamo già fatto negli esercizi. Lì è fatto con gli sforzi principali, quindi noi l'abbiamo fatto in X e Y. Non cambia nulla. Però in genere su varie normative manuali americane io andavo a trovare questo tipo di formulazione. Ecco perché ve l'ho riportata. Va bene? Quello vi dà il diametro minimo di primo tentativo dell'albero. Vediamo adesso invece il discorso sulla fatica. Sono cose che abbiamo già visto, quindi li stiamo soltanto ripetendo in maniera un pochino più organica. Abbiamo visto che il contributo del momento flettente nei casi più generali è di tipo alternosimmetrico, il contributo del momento torcente, della coppia torcente, è costante, quindi posso trattare nell'analisi di fatica questo come carico alternosimmetrico e questo come carico medio. La scrittura dell'equazione è sempre la stessa, questa è una sigma equivalente che avete scritto altre volte di von Mises. Dal punto di vista statico mi fermo qui, dal punto di vista di analisi della fatica questa la devo scrivere due volte, una volta per trovare la sigma equivalente ampiezza, la sigma ampiezza equivalente, e una volta per trovare la sigma medio equivalente. Se così faccio, tenendo conto che questa dà contributo solo all'ampiezza e questo dà contributo solo al carico medio, una prima volta la sigma ampiezza mi viene proprio il sigma x per il momento flettente, la seconda volta il carico medio mi viene radice di 3 per la tau di xy. Noi l'abbiamo già fatto negli esercizi, questo è quello che generalmente si applica sugli alberi. Una volta note queste due, valori, posso procedere utilizzando una delle formule viste. Qui ce n'è scritta qualcuna in più, noi non abbiamo viste tutte, noi abbiamo visto le prime quattro fondamentalmente. Utilizzando una di queste formule posso andare a fare il dimensionamento a fatica. Su alcune normative, per esempio su queste che trovate citate qui, si suggerisce di utilizzare l'asma ellittica. Nella realtà dei fatti va bene anche Goodman. Certo, conoscete bene le differenze, la più conservativa è Soderbergh, di tutte le curve, perché la trovate rappresentata qui, quindi l'area dove non avete le fattura è quella più piccola, per cui questa è la più conservativa. Di solito questo tipo di normativa americana vi suggerisce di utilizzare questa curva qui per la statistica. Per quanto ci riguarda, qualunque di queste curve utilizzate, giustificando la scelta, va bene. Ovviamente se io uso l'asma ellittica la devo scrivere in questo modo. Al solito quello che dico vale per una di quelle curve, la potete applicare a tutte le altre curve. Se questa fosse Soderbergh invece di essere l'asma ellittica, basterebbe togliere i quadrati. Se fosse Goodman, tolgo i quadrati e ci metto il carico a rottura. Ma il ragionamento è identico, vi cambia soltanto l'espressione. Se io la riscrivo, in cui qui ho messo il fattore correttivo dovuto all'intaglio, e per me questo limite di fatica eventualmente è stato già corretto con tutti i fattori correttivi che abbiamo visto, questa espressione, ricordando quelle che abbiamo visto prima e conoscete già, consentono di andare a definire qual è il diametro minimo per avere vita infinita. Quello è il diametro minimo per vita infinita, espresso in funzione del momento flettente e del momento torcente. Ancora una volta vi ricordo, questo è la radice quadrata, la somma dei quadrati dei momenti flettenti, questa è la sigma ampiezza limite eventualmente corretta, questo è il carico di serramento nel caso di asma ellittica, nel caso ovviamente di formula differente questa cambia di poco, ma sempre queste due grandezze vanno a vedere.
Noi l'abbiamo già fatto nell'esercizio in cui abbiamo preso la curva di Goodman, vi ricordate, l'abbiamo risolta rispetto a D, perché D è la nostra incognita. Su quelle normative che avete visto prima, generalmente trovate questa espressione come diametro minimo dell'albero, e partendo da questo poi si va a disegnare l'albero completo. Qui vi ho riassunto i passaggi che formalmente bisogna fare nel senso dell'albero e che di solito vi vengono richiesti anche nel corso dell'esame, per cui in generale stabilisco un coefficiente di sicurezza da utilizzare per l'albero. Ovviamente alcune di queste informazioni vi possono essere date nella traccia, altre vi dovete ricavare, ma formalmente i passaggi sono quelli. Decido qual è l'importanza dell'oggetto che sto progettando, quindi dell'albero, attraverso la definizione di un coefficiente di sicurezza. Disegno, mi faccio l'analisi dei carichi esterni e vado a disegnare i diagrammi dei carichi, quindi carica assiale, flessione, torsione. In funzione di questo vado a individuare quale può essere la sezione critica dell'albero, e sulla sezione critica dell'albero vado a vedere quali sono i carichi agenti su di essa, perché chiaramente io il dimensionamento lo devo fare col momento flettente che agisce sulla sezione critica, col momento torcente che agisce sulla sezione critica e via discorrendo. Quindi mi devo andare a verificare sulla sezione critica quali sono i carichi agenti, verifico se ci sono eventuali fattori di concentrazione delle tensioni. Noi già abbiamo fatto questi due esercizi. Vado a valutare qual è l'ampiezza limite di fatica. Se non ho dati sperimentali, perché se ho dati sperimentali uso quelli, se non ho dati sperimentali ovviamente generalmente prendo il carico di rottura e lo divido per 2. Anche questo l'abbiamo fatto negli esercizi. Ovviamente andando a utilizzare sul carico limite di fatica gli eventuali fattori correttivi. Se c'è per esempio corrosione, metterò un coefficiente che mi tiene conto di questa corrosione. Poi utilizzerò l'equazione Lasme ellittica che avete visto prima, o quelle equivalenti che abbiamo studiato, per trovare qual è il diametro di primo tentativo per avere vita infinita, cioè se posso accettare o no quel diametro. Se non ho vita infinita posso andare eventualmente a verificare con l'equazione della curva di Euler qual è il numero di cicli massimo che posso resistere con quelle dimensioni. Chiaro per tutti il passaggio? Perfetto, ci fermiamo qui dal punto di vista della lezione, adesso facciamo l'esercizio.